Bentornati sul mio canale YouTube. Oggi può essere una giornata difficile perché le tue cose recenti ti accadono o una bella giornata? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è giovedì 29 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Scorpione. Un giovedì particolarmente indaffarato. Luna sta canovista e anche un po' supponente in sesta casa. Questo è ancora nulla rispetto a Mercurio che proprio oggi, attirato dalla forza di Marte allo zenith, lo raggiunge. E così addio sogni romantici, d'amore di viaggio, catalizzati dalle blandizie del vostro capo, che per avervi un'altra settimana vi fa una pazzesca sviolinata, cedete subito alla forza delle lusinghe, entrando in contrasto con la famiglia, alias Giove, tornato sui suoi passi in acquario. Insomma, fame di successo, segno che la vostra autostima non deve essere così potente come credete, se si pasce di complimenti e sta su con le stampelle del narcisismo. Di base la vitalità è buona, ma qualche emicrania improvvisa non va esclusa, forse un calo di pressione o forse, per via dell'aperitivo ritrovato, avete intasato il fegato, che ora avvia una plateale azione di protesta. La piena riuscita di ciò che si desidera o si domanda al consulto, l'amore sopraggiunge, un progetto si realizza, un rapporto si concretizza. Risposta affermativa e positiva. Se vi sentite stanchi e svogliati non date sempre colpa allo stress dei giorni scorsi, in effetti vi servirebbero nuovi stimoli, ma se non li cercate non li troverete. Gli astri vi coccolano e vi scraventano in una giornata davvero magnifica, per tutto. Trascorrerete ore deliziose con la persona amata. La benevolenza della luna mette in risalto alcune vostre caratteristiche, organizzate la giornata in modo da essere in sintonia con il vostro partner o i vostri amici più cari. Il resto verrà da sé. Oggi Saturno e Venere vi faranno sentire particolarmente gelosi, vedrete pericoli dovunque e sentirete forte il peso dell'angoscia quando aumenterà la gelosia. Passerà. Piccole novità in amore, di certo vi saranno offerte a partire dal pomeriggio. Serata brillante per chi è in coppia. È giunto il momento di dare una limatina a difetti e mettersi in condizione di essere accettati per quello che si è da tutti. Un collega, di lavoro o di studio, oggi vi renderà nervosi e potreste avere qualche scatto, non lasciatevi prendere dall'ira e moderate i vostri atteggiamenti. Oggi avrete bisogno di tutta la concentrazione di cui siete capaci per affrontare il giudizio di chi deve valutare il vostro operato e lavoro. Fatevi trovare pronti e disponibili, anche se dovrete affrontare vostro malgrado delle prove. Oggi evitate le amicizie virtuali e prendete la decisione di badare molto più al reale, solo così uscirete da un imbuto nel quale vi siete cacciati. Cielo gratificato da un ottimo aspetto di Plutone che vi sorride dal segno del Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 18 di novembre. La vostra disorganizzazione recente è completamente allontanata e voi siete sempre efficienti e presenti a voi stessi. Ci sono tensioni in amore che possono farvi perdere la pazienza. Se ci sono problemi con il partner, meglio affrontarli parlandosi e non lasciar perdere sperando si risolvano da soli. Sul lavoro procedono bene le trattative, cercate di non prendere tutto di petto. Per gli scorpioni arrivano tensioni in amore ma bisogna cercare di risolvere subito i problemi con il partner. Sul lavoro sono favorite le trattative. L'importante è non prendere tutto di petto. In questa giornata potrete comportarvi come preferite, ma dovrete anche accettare le conseguenze delle vostre azioni. Sapete benissimo a cosa andate incontro, dunque poi non potete stupirvi di non essere riusciti ad instaurare un buon rapporto con il prossimo. Avete mancato alcune occasioni per stringere amicizia in passato, ma anche per farvi accettare per quello che siete, accentuando gli atteggiamenti poco graditi, proprio per dare fastidio. Revisionate il vostro comportamento poco maturo. Che giornata ragazzi, non solo perché la luna stacanovista vi farà sgobbare il doppio del consueto, ma anche per via di tutti i passaggi planetari che vi coinvolgono complicandovi la giornata. Innanzitutto Mercurio che lascia le acque romantiche e intuitive del Cancro per passare allo zenith il Leone, dove già ci sono i vostri avversari, il Sole e Marte, lui per fortuna all'ultimo giorno di permanenza.
Anche Giove, che per 3 mesi vi ha regalato amore e fortuna, ci ripensa tornando sui suoi passi in acquario, dove lo aspetta l'algido Saturno. Questo ritorno per voi non sarà un problema, piuttosto un'opportunità, perché con il suo pacifismo e la sua benevolenza il re degli dei terrà a bada il castigamatti che tanto vi ha fatto penare, smussandone spigoli e asperità. Amore ed Eros, in casa le tensioni, ingigantite negli ultimi tempi, approdano finalmente a una tregua, si discute parecchio, ma l'animosità che ha contraddistinto le settimane precedenti comincia ad allentare la morsa. Anche le discussioni sull'educazione dei figli, fomentate dal partner che la pensa all'opposto rispetto a voi, si riducono. Questo non significa tirare i remi in barca, la vostra autorevolezza continua a dettare le regole, non mollate la presa ma agite con un filo di garbo in più. Aria pacifista anche sul fronte suoceri, i caratteri non cambiano, le dinamiche non si trasformano dall'oggi al domani, ma perlomeno una parvenza di tolleranza facilita i rapporti. Avete programmato quel piccolo viaggio tanto atteso, 2 cuori, una capanna e tanta voglia di recuperare il tempo perso. I problemi di questi giorni passano in secondo piano. Venere in Vergine vi consente di trovare sempre punti di equilibrio e di raccordo con la vostra dolce metà, tuttavia, data la presenza di altri pianeti in contrasto, potreste dimostrare di essere un po' più stanchi e non vi andrà di seguire la vostra compagna, o il vostro compagno, in inviti mondani, in cene e feste. Chi è single si tuffa in avventure esaltanti, specie se è nato tra il 9 e il 12 di novembre. Un formidabile Nettuno, dio dell'esplorazione e giustappunto del gusto per l'avventura sentimentale, fornisce loro armi eccezionali di seduzione e di conquista. Lavoro e denaro, chiarimento indispensabile col capo che oggi vi mette sotto torchio. Va bene, la settimana lavorativa volge al termine, l'ultima per molti, magari anche per lui e per voi, ma questo non significa essere costretti a stramazzare sul luogo di lavoro. Tempistica più morbida per chi è improprio e gestisce il proprio tempo come meglio crede. Attenti però, anche se non avete un capo sopra la testa non siete soli e la vostra attività per sopravvivere ha bisogno di contatti e di correlazioni continue. Ergo non illudetevi di poter decidere in piena autonomia i vostri ritmi e le vostre chiusure. Siete parte del mondo e di riffa o di raffa vi tocca ... andargli dietro. Le persone che lavorano con voi o per voi, resteranno piacevolmente colpiti dal vostro modo di affrontare le situazioni e dal vostro impegno, profuso con tanta sicurezza e consapevolezza nei vostri mezzi. La vostra tendenza al risparmio vi porta ad aver accumulato un discreto gruzzoletto che ora volete impiegare in un progetto di investimento. Vi tenta l'acquisto di un immobile, chiedete e vi informate con chi di dovere prima di decidere. Plutone, vostro nome tutelare, guida le vostre mosse se siete nati nella terza decade. Benessere, se un malessere c'era, soprattutto a danno del sistema digestivo entra in remissione e la riprova ve la dà l'appetito in crescita. Non crediate che a farvi sentire bene sia solo la buona compagnia, se ultimamente vi siete dati la pena di curarvi dei vostri ritmi psicofisici i risultati evidenti cominciano a farsi sentire, incoraggiandovi a continuare così. Da sorvegliare invece gli occhi che patiscono la luce solare violenta e l'abuso di schermi. Proprio con i vostri supporti tecnologici potreste fare un patto, dopo tutto anche loro hanno bisogno di ferie, e almeno nel weekend provate a chiudere i contatti e a rilassarvi come si faceva fino a 40 anni fa. Non lo credete possibile? Eppure genitori e nonni sono campati benissimo e magari con una salute migliore della vostra. Godete di una formidabile reattività e invidiabili difese immunitarie. Una passeggiata al mare vi concilierà con il mondo. Per lei, parlate pure male di me, purché ne parliate, diceva Oscar Wilde. Ma sì, facciano pure, dopo tutto l'etichetta della ragazza più chiacchierata della spiaggia non vi dispiace affatto, vuol dire che avete charme e sui maschietti fa presa. Per lui, viaggiare vi piace, ma anche la casa ha bisogno di una mano di novità. Così optate per le ferie fai da te. Un giorno bricolage, un giorno escursione, con doppio guadagno, casa più accogliente e relax evidente. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno.
sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.